Perché è consigliabile ridurre il consumo di salumi affettati? Scopriamolo insieme in questo nuovo video. Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Eleonora, sono una farmacista laureanda in scienze della nutrizione e oggi parliamo dei salumi. Voglio fare questo video perché mi capita frequentemente, quando vado a fare la spesa, di buttare un occhio nel carrello delle persone. E noto che i salumi, gli affettati, sono uno di quegli alimenti che nel carrello di noi italiani raramente manca. Quindi voglio fare appunto un video spiegando quali sono le caratteristiche di questo alimento che buttiamo sempre nel carrello, di cui non possiamo fare a meno. Prima però di iniziare col video di oggi, se non l'avete ancora fatto, vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale cliccando qui sotto e inoltre potete iscrivervi gratuitamente alla mia newsletter che trovate qui sotto nelle descrizioni e scaricare sempre gratuitamente il mio ebook sulla alimentazione. Allora, perché si parla sempre di andare a limitare i salumi e gli affettati? Dovete sapere che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato i salumi e gli affettati, ovvero le carni processate, come cancerogeni di tipo 1 per l'uomo. Attenzione, perché ha parlato di carni processate e non della comune carne rossa, che è un alimento invece probabilmente cancerogeno per l'uomo, quindi rientra nella classe 2A, ok, dei cancerogeni. Invece, appunto, nella classe 1 rientrano le carni processate. Che cosa sono queste carni processate? Sono tutte quelle carni che hanno subito un qualsiasi processo di trasformazione che ha lo scopo di andare ad aumentare la conservabilità dell'alimento o comunque di andare a indurre dei cambiamenti nel sapore per migliorarne appunto la sapidità o il gusto. Appunto, tra le carni processate rientrano i würstel, le salsicce, i salami e appunto tutti i salumi e gli affettati. Considerate che al gruppo dei cancerogeni di tipo 1 appartengono sostanze come l'amianto, l'alcol etilico, il fumo di sigaretta, le radiazioni ultraviolette e anche il papillomavirus, quindi insomma non stiamo parlando proprio di acqua fresca. Ma a quali tumori è strettamente correlato il consumo di queste carni processate? Prevalentemente è stata osservata da parte dell'OMS, che appunto ha fatto una rassegna di numerosissimi studi epidemiologici che sono stati svolti pressoché in tutti i continenti, è stata sottolineata quindi questa stretta correlazione soprattutto con il cancro al colon retto, e in seconda battuta sembrerebbe che il consumo di carni processate vada anche ad aumentare l'incidenza di cancro allo stomaco, al pancreas e anche alla prostata. Ma perché queste carni processate sono così dannose e perché appunto sono correlate con l'insorgenza del cancro? Le ipotesi sono diverse, sembrerebbe che parta tutto proprio a livello intestinale, perché ci sono delle molecole contenute all'interno di queste carni processate che, una volta che raggiungono il nostro apparato gastrointestinale, vengono modificate chimicamente, provocando la formazione di sostanze, tra cui per esempio le nitrosammine, che sono sostanze appunto cancerogene che possono andare a provocare il danneggiamento delle cellule del nostro intestino e quindi una mutazione maligna di queste cellule. Altre ipotesi sostengono che questa azione negativa sia dovuta al contenuto di emoglobina, che sapete è la molecola che rende appunto la carne rossa, oppure anche di alcune sostanze conservanti e sostanze che si formano nel processo di trasformazione della carne in carne processata. E questo è appunto il principale motivo per il quale le carni processate appartengono al gruppo di cancerogeni di tipo 1, mentre la carne rossa, che invece non ha subito processi di trasformazione, viene classificata come avere un minor rischio di sviluppare, di provocare un tumore, insomma. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che non dobbiamo più consumare salumi assolutamente, altrimenti il nostro rischio di sviluppare un cancro al colon retto andrà alle stelle? Ovviamente no.
Ricordiamoci che ovviamente tutto sta nell'equilibrio, quindi se proprio proprio non ne riusciamo a farne a meno perché è un alimento che ci piace, non dobbiamo escluderlo dalla nostra alimentazione. L'importante è sempre andare a moderarne il consumo, quindi magari tra carni processate e carni rosse cerchiamo di non superare le 2 volte a settimana, magari non consumando anche porzioni troppo abbondanti. E poi ovviamente anche il consumo di questi alimenti va inserito in un contesto più generale, quindi bisogna sempre valutare l'individuo, che tipo di stile di vita ha, quindi per esempio se svolge attività fisica, se fuma, se consuma costantemente alcol, se mangia tanta verdura, tanta frutta, perché ricordiamoci che l'associare la carne rossa e le carni processate con una buona porzione di verdure che hanno un altissimo contenuto di antiossidanti può andare anche a bilanciare, a modulare l'effetto negativo della carne. Quindi quella volta che la vogliamo andare a consumare, vogliamo andare a consumare il nostro piatto di affettati, possiamo per esempio, per ridurre tra virgolette il danno, assumere una buona porzione di vegetali. Quindi assolutamente non dobbiamo eliminarli, se riusciamo a farne a meno meglio, quindi meno li consumiamo meglio è, ma appunto se vogliamo consumarli ogni volta, una volta ogni tanto, non c'è problema, questo non sarà il motivo che ci porterà a farci ammalare. Inoltre vi voglio ricordare un'altra cosa, vi voglio ricordare che le carni processate sono altamente ricche di sale aggiunto, infatti frequentemente nei piani alimentari si inserisce per esempio la bresaola piuttosto che il petto di pollo, quello nelle buste, la fesa di tacchino, perché comunque sono alimenti poco calorici, molto magri e quindi vengono consigliati anche durante la dieta. Però attenzione, perché appunto il contenuto di sale è molto alto, quindi anche in questo caso se vogliamo consumarli cerchiamo sempre di limitarne l'utilizzo 1-2 volte a settimana ed eventualmente anche a evitare magari durante quel pasto di aggiungere altro sale alle nostre pietanze. Infine, altro motivo per cui questi affettati andrebbero limitati è il contenuto di conservanti. Tra questi ricordiamo soprattutto i nitrati e i nitriti. In particolare focalizziamoci sui nitriti, che è stato osservato in diversi studi come una volta che raggiungono appunto il nostro organismo andrebbero a reagire con delle ammine presenti nel nostro corpo formando sostanze chiamate nitrosammine, anche queste potenzialmente cancerogene per le cellule del nostro organismo. Quindi qui comunque torniamo al discorso di prima, l'importante è sempre l'equilibrio e il bilanciare la nostra alimentazione. Bene, spero di avervi chiarito il discorso sui salumi e gli affettati. Se avete delle domande, mi raccomando, scrivetemele qui sotto nei commenti. Io mi mando un saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!